Andrea Lazzari, 31 anni, ora sei qui a Bari, ma il tuo nome non era venuto fuori in questo calciomercato, poi tutto un tratto la trattativa. Ci puoi spiegare questo, com'è andata? Sì, è stata una trattativa che è venuta fuori nel corso della serata, al quale sono stato informato nel pomeriggio e a cui ho detto subito di sì, ho dato subito la mia disponibilità e alla fine è successo che sono arrivato. Cosa ti ha fatto propendere per Bari, per questa piazza? Ma è sicuramente che il club ha grandi ambizioni. Io vengo con tutte le buone intenzioni e quindi spero che questo mix sia perfetto per raggiungere gli obiettivi. A Carpi un inizio da titolare, poi qualcosa non ha funzionato. Sì, purtroppo non è stata proprio una bellissima esperienza. Dopo la sosta natalizia, la società ha preso delle decisioni, giuste o sbagliate che sia, bisognava condividerle e l'ho fatto in modo professionista, da professionista, perciò è arrivata questa occasione e ormai alle spalle Carpi non la voglio più neanche ricordare. Tu conosci bene la Serie A, ma conosci altrettanto bene la Serie B, hai 103 presenze all'attivo, hai un campionato vinto con l'Atalanta, quindi i segreti della Serie B e le difficoltà le conosci, puoi dare una grande mano a questa squadra. Ma diciamo che il campionato lo conosco, come hai detto tu, perciò io sono venuto per mettermi a disposizione e spero di dare il mio contributo, perciò poi vedremo come andranno le cose. A 31 anni può essere un nuovo punto di partenza. Ma lo spero proprio che sia un nuovo punto di partenza. Adesso il mio contratto è solo per 6 mesi e quindi spero di comunque iniziare un cammino lungo con il Bari, che vuol dire che alla fine le cose sono andate bene. Nel Bari c'è una tua vecchia conoscenza, siete cresciuti insieme, parlo di Marino Defendi. Ecco, se ti ha già chiamato, lo farete nelle prossime ore. E se ci racconti questa amicizia con Marino? Ma Marino sì, è da tanto che lo conosco, da quando siamo praticamente dei bambini a Bergamo, abbiamo fatto il settore giovanile insieme, anche se un anno più piccolo, però ci si incontrava, ci si parlava, abbiamo condiviso la prima squadra dell'Atalanta insieme, ho un buonissimo ricordo di lui, ancora non l'ho sentito, mi sono fatto dare comunque il numero perché non so come mai l'avevo perso e sicuramente ci sentiremo. Descriviti, che giocatore sei? Ma spero di farlo vedere in campo, però penso che sono un giocatore che entra in campo e dà tutto. Poi speriamo di farlo vedere. 10 secondi per salutare i tifosi. Ma un saluto a tutti i tifosi e speriamo che le cose vadano bene, anzi, devono andare bene.